Si aggira per le vie del quartiere Paleotta e riprende col cellulare case e giardini. Uomo avvistato e filmato dai residenti che, preoccupati, mettono in guardia gli abitanti della zona. Atto vandalico nella sede della CGIL ad Ancona, condanna unanime di politici e istituzioni, sindacato commenta, sono scritte inaccettabili, non ci fermeremo di fronte a queste intimidazioni. Chiatta al lavoro per le scogliere di Sassonia a Fano, si corre ai ripari, ma sono ingenti i danni provocati dall'erosione della costa, tra poco in collegamento il gestore dei bagni Carlo Matteo Renzi. Stazione di conversione per l'Adriatic Link, il sindaco Seri annuncia un confronto con i residenti di Carrara e assicura le opere di compensazione verranno realizzate in primo piano a beneficio di quella comunità. Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino in diretta dagli studi di Fano TV, sindaco di Colle al Metauro, Pietro Briganti. Buonasera, bentornati sul canale 19 per Occhio alla Notizia. Alcuni residenti della zona Paleotta nel comune di Fano hanno immortalato un uomo che si gira per le vie del quartiere riprendendo le abitazioni con un cellulare. Un atteggiamento che ha insospettito i residenti che oggi hanno voluto lanciare un appello ai vicini di casa. A passo lento per le vie del quartiere con il cellulare in mano puntato verso le case della Paleotta a Fano. Sta facendo preoccupare gli abitanti della zona l'uomo che domenica in pieno giorno è passato davanti alle abitazioni secondo alcuni con fare sospetto. Qualche residente che lo ha notato ha deciso di filmarlo e di raccontarci l'accaduto. Marco, che ora è successo e che cosa avete visto? E niente, era verso le 3:30 di pomeriggio, abbiamo visto una persona che secondo noi aveva un comportamento un po' strano, stava riprendendo praticamente le facciate delle case e gli ingressi, poi come si vedono delle immagini, poi se voleva riprendere la natura, gli olivi e la fioritura non lo so, però volevamo avvisare la cittadinanza che ha fatto tutta via Fattori, via Morandi, via della Paleotta, via Boccioni, via Severini. Poi si è reso conto che lo stavamo seguendo e guardavamo quello che faceva ed è sparito e ci è scomparso dalla vista. Ecco, avete notato però degli atteggiamenti un po' strani, a partire dalla pista Zengarini, lui è arrivato da qua. Sì, è arrivato nella pista, non faceva la pista diciamo in senso come va fatta dai cardelli, ma la faceva contromano e riprendeva praticamente il retro degli edifici che vanno verso diciamo l'Arzilla. Poi a un certo punto si vede anche che quando arriva una signora che portava a passeggio il cane, lui questo cellulare lo ha nascosto. Sì, esatto, basta guardare i video, poi ognuno si farà una... Noi vogliamo avvisare chi abita in questo quartiere, magari era una persona strana che ha fatto delle riprese alle abitazioni, però noi vogliamo avvisare la cittadinanza, una persona che parlava in lingua straniera, che ha praticamente filmato gli ingressi civici. Ed eccolo lì alle loro spalle, proprio mentre realizzavamo l'intervista, quell'uomo è passato di nuovo. È questo qui. Stesso orario, stesso abbigliamento e telefono in mano, il tour anche oggi lo ha iniziato da via Ferretti e sembra che fosse collegato con qualcuno a cui raccontava ciò che vedeva. Vedi cosa fa? Hai visto? Hai visto che è una via dietro la stupidaggia? Hai visto? Lui, lui, lui. Proprio lui, eh. Tu hai visto? Guarda. Vedi? Dato che si va nella primavera, il Covid speriamo che diminuisca e che uno magari esce di casa e non si trova la casa con la sorpresa. Comunque avete allertato le forze dell'ordine? Noi ieri le abbiamo chiamate, poi le ha chiamate qui il mio vicino di casa, abbiamo chiamato i carabinieri, sì, sì. Però non è arrivato nessuno, adesso abbiamo mandato i filmati anche ai vigili. Torno a ripetere, è un comportamento strano, poi magari non c'è niente di preoccupante, però... Avete visto anche voi in diretta quello che è successo, anzi avete le immagini che parlano, poi ognuno può pensare quello che vuole, torno a ripetere, però insomma un po' di preoccupazione c'è. I carabinieri di Ancona hanno denunciato per il reato di truffa 5 persone, tutte residenti in altre province, di cui 4 gravate da precedenti di polizia. In 3 casi le persone denunciate hanno simulato di voler procedere all'acquisto di alcuni beni messi in vendita su un sito internet, ma in realtà con artifici e raggiri sono riusciti ad ottenere cospicue somme di denaro dalle ignari vittime. Ad esempio, per un casco da moto il truffatore si è fatto accreditare più di 900 euro, per una valigia da moto oltre 1.400. In un'altra circostanza era stata contattata telefonicamente la vittima, titolare di una rivendita di sali e tabacchi, e il truffatore, qualificandosi come un dipendente della società Lottomatica, era riuscito a farsi accreditare sulla propria carta PostePay quasi 6.000 euro.
Pauroso incidente ieri mattina intorno alle 7.30 sulla provinciale orcianese all'ingresso di San Costanzo, nelle vicinanze del distributore di carburante. Un 28enne residente a Cerasa, che proveniva da Fano, ha perso il controllo del suo SUV Nissan Qashqai, forse per un colpo di sonno, ed è finito sul marciapiede percorrendolo per più di 100 metri. Per fortuna in quel momento non c'erano ciclisti o pedoni in transito. L'auto, che ha abbattuto anche i pali della segnaletica stradale, si è poi capottata all'altezza di via Villetta Adriana. Il conducente, che è stato soccorso dai sanitari, ne è uscito miracolato con ferite di lieve entità. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. E dopo tanta attesa, Sassonia di Fano sono tornati Chiatta e Motopontone per completare i due tratti di Scogliere davanti a Bagnicarlo. Importanti però sono i danni provocati alla costa, come vi faremo vedere tra poco. Saluto il nostro ospite che abbiamo in collegamento, Matteo Renzi, gestore di Bagnicarlo, stabilimento balneare compromesso a causa dell'erosione. Buonasera Renzi, intanto partiamo dalle foto... Buonasera, partiamo dalle foto che aveva scattato lei e che messa a confronto rendono benissimo l'idea, perché si vede la differenza di quel tratto di costa immortalato nel 2019, adesso lo vediamo subito, e all'inizio di quest'anno. Poi però la situazione è peggiorata ulteriormente, così? Eh sì, purtroppo sì. Effettivamente queste poi... Quella del 2019 non è nemmeno la realtà di com'era la concessione, perché in realtà era molto più ampia, perché arrivavamo fino proprio allo spigolo, però adesso parliamo di una concessione che era esageratamente grande. Però da lì arrivare a quello che è oggi, purtroppo ce ne sono stati dei danni. Oggi, questa mattina, ci siamo risvegliati di nuovo con il motopuntone che stava lavorando alle due scogliere, quelle che avevano iniziato, per essere chiari, soffolte, per cui in questo momento questa azienda, la Magnum, che ci aveva comunicato il comune, sta lavorando e sta, diciamo, ripristinando e finendo quelle due scogliere che erano soffolte. E adesso siamo in attesa al 7 di aprile, quindi fra tre giorni, che ci sia l'evidenza per cui la gara finita per l'ultima scogliera, che dovrebbero iniziare a finire, come ci hanno promesso, entro la fine dell'estate. Ecco, quella tra l'ultima, tra il Bagnicarlo e il Molo, perché altrimenti dovrete fare a meno di qualche ombrellone. Ma altrimenti sarebbe fatica aprire, che già di per sé la problematica non è tanto di rinunciare a qualche ombrellone, ma di rinunciare innanzitutto alla messa in sicurezza, perché lì la problematica è enorme, nel senso che a oggi non riguarda solo diciamo il lavoro e il Bagnicarlo, che di per sé già è importante, perché comunque girano in tante persone al lavoro all'interno della concessione, ma riguarda anche proprio il tratto dell'Isippo che sta cedendo, perché il mare, mareggiata dopo mareggiata, scavando sotto, ha fatto cadere gli scogli che tengono al sicuro la passeggiata. E quando pensa di riaprire lo stabilimento in vista dei rincari, pensate anche di modificare il listino? Noi siamo già al lavoro da diversi giorni, stiamo intanto, diciamo, mettendo in sicurezza e ripristinando e facendo le manutenzioni all'attrezzatura, in modo di non trovarci comunque poi impreparati nel momento in cui questa scogliera, che tanto bramiamo, sia finita e ci possa quindi far cominciare anche i lavori, diciamo, sulla concessione per quanto riguarda gli ombrelloni. Riguardo gli aumenti, guardi, noi siamo dietro a un tariffario che facciamo tutti insieme e che il nostro ente di appartenenza, la Confartigianato, ci sta lavorando. Si pensa a un aumento circa nell'ordine di 30 euro su un ombrellone e due lettini stagionali. Per cui anche in caso di un aumento non è che si parla di aumenti eccezionali, si parla che su una cifra che l'anno scorso era di 650 euro per un ombrellone e due lettini potrebbe essere portata a circa 680 euro, 670 euro. Quindi di poco. Diciamo che no, è un aumento nell'ordine specifico annuale, non è che sia un aumento dovuto né alla guerra né ai rincari. Anche se i rincari ne avremo e ne abbiamo già avuti tanti.
Altra spada di Damocle è la Bolkestein, che va a modificare la pratica del rinnovo automatico delle concessioni. La direttiva ha già avuto una ricaduta, frena anche i vostri investimenti? Beh, questa è una questione un po' lunga, per cui ci vorrebbe una trasmissione di 24 ore per spiegarla tutta. Comunque, a oggi c'è una sentenza che ha di fatto eliminato un'altra sentenza, per cui comunque non c'è niente di definitivo, anche se e sappiamo che da qualche giorno che comunque anche il governo sia ritornato un po' sui propri passi, per cui è tutto, cioè, diciamo, è tutto da vedere. E si saprà molto di più nell'arco di questi 6 mesi. Detto questo, comunque sì, la cosa spaventa molto, per cui sicuramente negli ultimi 2 anni, da qui al 2024, ci saranno dei rallentamenti notevoli, grossissimi sugli investimenti, perché non siamo al sicuro per poter dire di investire come abbiamo sempre fatto tutti gli anni in ogni stagione. Grazie Matteo Renzi per aver fatto insieme a noi il punto della situazione. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci, buonasera. Andiamo ad Ancona, dove i dipendenti della CGIL questa mattina hanno scoperto delle scritte contro i sindacati, definiti traditori del popolo e del diritto al lavoro. Con un post pubblicato su Facebook, la CGIL ha commentato l'atto vandalico. Scritte inaccettabili e deliranti su muri, colonne e vetrate, hanno precisato. Paragonare la CGIL e tutto il sindacato confederale al nazismo significa non conoscere la storia del movimento sindacale italiano e il contributo politico in vite umane, pagato proprio dalle organizzazioni dei lavoratori durante il nazifascismo. Queste sedi, ha proseguito nella nota, sono luoghi di accoglienza e democrazia. Non ci fermeremo di fronte a queste intimidazioni. Condanna unanime è poi stata espressa da diverse istituzioni e partiti politici. Il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha ricordato il momento difficile che stiamo attraversando. Siamo ancora alle prese con le ripercussioni sociali ed economiche determinate dal Covid e con tutte le incognite che si porta dietro la guerra in Ucraina. Occorre compattezza, detto, non gesti sconsiderati che aumentano il clima di tensione e di incertezza. Piena solidarietà alle organizzazioni sindacali. Torniamo a parlare della stazione di conversione della Adriatic Link, perché i residenti avevano chiesto più chiarezza anche sulle opere compensative. Oggi il sindaco di Fano Massimo Seri ha annunciato un'assemblea pubblica che verrà organizzata entro la settimana. L'informazione ultima l'abbiamo ricevuta giovedì, anche noi l'abbiamo sentita in tempo reale, e per cui sta tutto nel percorso che abbiamo già definito. Faremo probabilmente entro la settimana un'assemblea che potrebbe essere già venerdì di questa settimana, adesso penso già domani daremo comunicazione. E vorrei dire che tutto il percorso fatto fino ad oggi è stato nella massima trasparenza, perché tutti gli appuntamenti erano tutti pubblici, anche quello di giovedì. È stato fatto volantinaggio in tutti i quartieri, tant'è che insomma c'era parecchie persone che hanno seguito in diretta, quindi massimo coinvolgimento, come giusto che sia. Fra l'altro, dove avevamo informazione, abbiamo già fatto gli incontri con i residenti, per esempio a Metauriglia, abbiamo contribuito anche nel scegliere il posto migliore per il congiungimento con il mare. Ci siamo confrontati, abbiamo raccolto anche suggerimenti, dicendo che tutto sotterraneo, quindi non c'è nessun problema, nessuno si accorgerà nulla se non dei lavori che verranno fatto quando ci saranno, che non sono oggi, sono lavori di alcuni anni e inizieranno dopo il 24, quindi non c'è preoccupazione e fretta. E per quello che riguarda ovviamente l'ubicazione della stazione di trasformazione, oggi abbiamo elementi nuovi e su questi ci confrontiamo, tenendo conto che ovviamente questa è una strategia nazionale, non è una scelta che fa l'amministrazione, che in qualche modo subisce, nel senso che stanno su pianificazioni strategiche del governo che riguardano ovviamente le infrastrutture per l'energia del paese e anche dei nostri territori. Quindi ci sono delle risorse da poter investire a Carrara invece per le opere compensative? Sì, beh, ovviamente le risorse sono quelle compensative, anche qui ho sentito si fanno tutte da altre parti, non è stato deciso nulla. Abbiamo noi da subito chiesto di poter fare degli interventi sulla rete, quelle che noi conoscevamo. Per il resto non c'è oggi, perché finché non sapevamo quale fosse l'ubicazione della stazione non avevamo elementi e risorse su cui fare riferimento, quindi da subito inizieremo a ragionare su quelli che possono essere gli interventi. Poi io
insomma, come sindaco conosco molto bene la zona, quindi conosciamo i problemi, per cui non è che ci siano sorprese particolari, per cui anche su questo non mettiamo in circolo informazioni che oggi non sono, non corrispondono al vero, non c'è nulla di definito, è tutto da costruire, che avverrà tutto con un confronto. Ovviamente questo avverrà oggi perché abbiamo gli elementi definiti. Sono in corso i lavori di bonifica dell'area ex Agip che potrebbero restituire alla collettività dopo 7 anni dalla chiusura del distributore un angolo strategico per Fano. Dai fondi del PNRR, hanno dichiarato i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, abbiamo ottenuto 380.000 euro per interventi di riqualificazione nella zona con scadenze non troppo remote nel tempo. Tuttavia non è ancora dato sapere quale destinazione avrà l'area dopo che è stata bocciata la proposta del vivaio urbano all'esito di una consulenza dell'Università di Ferrara costata oltre 12.000 euro. Lo strumento più adeguato per attribuire una funzionalità a quest'area, hanno proseguito i consiglieri, è senza dubbio il piano regolatore generale che non è stato ancora sottoposto all'attenzione del Consiglio dopo 8 anni dall'insediamento del sindaco Seri. Ecco perché, hanno concluso in una nota, abbiamo depositato una interpellanza per capire quale sarà il progetto e se sarà assicurata una fase di consultazione con i portatori di interesse. Invece Stefano Polegioni dell'UDC appoggia i residenti di Via Trave, hanno ragione, ha scritto in una nota: passandoci anch'io ho toccato con mano il pericolo, l'assessore Tonelli ci spieghi quali strumenti ha utilizzato per verificare la velocità dei 34 km orari e rispetto del punto critico ristretto. L'esame va fatto sul posto con strumenti appositi, anche se serve a poco. È evidente che in quel tratto di strada è stata fatta un'opera costata molti soldi pubblici che non ha tenuto conto dei ciclisti, pedoni e disabili in carrozzella. Per non parlare della mini rotatoria, opera assurda e ridicola, ha proseguito Polegioni, che chiede chiarezza sul fatto anche che il prefetto abbia negato l'installazione di tutor e autovelox. Mi domando, ha concluso, se nella richiesta sia stata ben evidenziata la situazione. Mi piacerebbe leggere gli atti e farò una richiesta di accesso, perché qui bisogna andare fino in fondo. Diamo spazio alle vostre segnalazioni. Un reporter di strada ci ha inviato questa fotografia che ritrae il sottopasso pedonale all'altezza dell'hotel Playa a Torrente di Fano. Ci sono quasi 80 centimetri di sabbia, ci ha scritto il telespettatore. Doveva essere pulito già 10 giorni fa. Lo scorso anno, sempre la stessa storia. Sono venuti solo dopo vari solleciti. E noi abbiamo chiesto informazioni al comune. L'assessore al decoro Barbara Brunori ha sollecitato la ditta competente che provvederà alla pulizia entro la prossima settimana. Una rivista scientifica e un corso di alta formazione per giovani specializzandi. Il Centro Studi Vitruviani ha annunciato progetti e novità insieme al Comune di Fano e all'Università di Urbino. Uscirà a maggio il primo numero della rivista scientifica a cura del Centro Studi Vitruviani. Archeologia, architettura e altre discipline saranno al centro del nuovo progetto, ma questa non è la sola novità dell'istituzione. Infatti nei giorni scorsi il presidente Dino Zacchilli e il coordinatore Oscar May hanno annunciato la prima edizione di Vitruvius Summer School, un corso di alta formazione e approfondimento su temi vitruviani. Si terrà dal 27 giugno all'8 luglio nei locali di Fano Ateneo a Palazzo San Michele. La Summer School è rivolta a specializzandi, dottorandi in particolar modo, quindi a studenti già laureati che vogliano perfezionare la loro formazione negli studi su Vitruvio, e sarà rivolta non solo ovviamente a studenti, dottorandi, specializzandi di archeologia o architettura, ma anche a studiosi che si occupano di manoscritti, in particolare manoscritti 400 e 500, di architettura moderna e contemporanea e anche di traduzioni di opere antiche nel XX secolo. I docenti in questo caso chi saranno? I docenti della Summer School saranno alcuni membri del comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani, ad esempio Pierre Gros, Howard Burns, che sono i massimi studiosi di Vitruvio e di architettura classica e rinascimentale al mondo, e poi altri studiosi di primo piano che si occuperanno con gli studenti della Summer School di Vitruvio, di architettura e di Fanum Fortune, perché abbiamo voluto dedicare la prima Summer School vitruviana al rapporto tra Vitruvio
Vitruvio e Fano. Il progetto è stato possibile grazie all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha inserito l'iniziativa tra i suoi corsi di specializzazione post laurea con rilascio di specifici crediti formativi. L'iscrizione, ad un costo di 200 euro, dovrà essere effettuata entro il 20 giugno sul sito dell'Ateneo Urbinate. La missione, ha dichiarato il rettore Giorgio Calcagnini, è quella di aiutare i territori a recuperare le tradizioni culturali e in questo caso anche i reperti archeologici che tutti si aspettano di trovare. Ritrovare la Basilica di Vitruvio sarebbe un elemento di valorizzazione per Fano incredibile. Ecco, noi tramite i miei colleghi, insomma, archeologi e quelli dell'Università Politecnica delle Marche, più altri colleghi di altri atenei, sia italiani che internazionali, tramite anche questa Summer School cerchiamo di approfondire i temi legati alla, diciamo, a tutto ciò che ruota intorno a Vitruvio, sia da un punto di vista della letteratura classica ma anche dell'architettura romana. Una delle sfide che avevamo raccolto, aggiunto invece il sindaco di Fano, era quella di valorizzare la nostra identità. Lo abbiamo fatto con la costituzione di un comitato scientifico di alto livello e ora guardiamo al futuro con le iniziative che danno lustro al centro studi, ma anche con la ricerca e la mappatura della città. Questo percorso riguarda anche la figura di Vitruvio, che come sappiamo è una figura di forte richiamo, di grandissimo valore scientifico. L'abbiamo visto anche con grande figura, a cominciare da Leonardo, anche con la mostra che abbiamo organizzato gli anni precedenti. La sfida era quella di crescere, di diventare un punto di riferimento a livello mondiale, e una Summer School è uno strumento importante. Vogliamo proseguire questa crescita e alla Summer School seguirà anche la pubblicazione del primo numero di una rivista scientifica in inglese, quindi è un modo per crescere, per valorizzare il nostro patrimonio, ma anche per valorizzare la nostra città. Anche questa sera ringraziamo i sostenitori di Fano TV e ringraziamo Arduina Bussolotti e Virginia Tavoloni. Vi ricordo che il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, sarà ospite tra poco a Primo Cittadino, dunque previsioni del tempo e poi torniamo in diretta.